potresti portare dal parrucchiere che la mamma non può? No, Giorgia, io dal parrucchiere non ti ci porto. Ehi, chi mi ha preso qui? Giorgia? Giorgia, aprimi, per favore! Ok, amore, vieni, ci accomodiamo. Perfetto, ragazzi, capelli fatti. Mi porti dalla parrucchiera, per favore? E perché ci vuoi andare? Perché ho i capelli così crespi e poi non ho più le mie ciocche rosa. Oddio, amore, effettivamente c'hai un po' ragione, eh? Sono proprio ridotti un po' male, un po' trasandati. Sicuramente hai bisogno della parrucchiera, però cucciola, non oggi, non ti ci posso portare adesso perché devo andare via, guarda, stavo uscendo. No, dai, mamma, mi ci porti. Amore, guarda, prova a sentire babbo, eh? Va bene, vado dal babbo. Vai, ciao. Babbo. Okay. Babbo. Dimmi, Giorgia, che c'è? Mi potresti portare dal parrucchiere che la mamma non può? No, Giorgia, io dal parrucchiere non ti ci porto. Primo perché devo andare fuori a tagliare l'erba. Numero due, non te lo meriti. Perché ti ricordi che mi hai fatto arrestare l'altra volta? È passata ancora una settimana, ma me lo ricordo bene ancora. Che mi hai fatto arrestare per un giocattolo da 10 euro. Quindi io non ti ci porto. Uffa, babbo, non voglio rimanere con questi capelli. Io non ti ci porto, perché non te lo meriti. Io ancora sono arrabbiato con te. Quindi per me puoi stare a casa. Uffa, non è giusto! Ma io sono ancora arrabbiato con lei. Anzi, vado a tagliare l'erba. Uffa, non è giusto! Il babbo è sempre esagerato e dice sempre di no. Ma scusa, almeno mi ci può portare dalla parrucchiera, cioè, ne ho proprio bisogno. Guardate come sto, ho i capelli crispissimi, non si possono manco pettinare. Mica posso andare a scuola così, cioè, dai. Devo trovare un modo per andare dalla parrucchiera. E se il babbo non mi ci porta, ci andrò da sola. Però, come faccio con il babbo in casa? Ho un'idea. Dimmi, Giorgia, guarda, lo sai, non ti ci porto la parrucchiera, già te l'ho detto, dimmi. No, non mi interessa la parrucchiera. Ok. Prima ero giù, sì? E ho sentito un grande scroscio d'acqua. Giù? Giù dove? Lì giù, babbo, vicino alla lavanderia, vicino al garage. In lavanderia o in garage? Giorgia, è molto importante questo. Non lo so, babbo, vieni. Ok, vai, fammi vedere. Babbo, fammi vedere perché sennò ci si allaga qui. Dov'è? Dimmi. Dov'è Giorgia? No, tipo lo sentivo che veniva da qua. Ma sei sicura, Giorgia? Sì. Perché lì ci sono tutte le tubazioni della casa dove va l'acqua e tutti i rubinetti. Ferma di qui, se no ti bagni tutta, ci penso io. Ma dov'è quest'acqua? Ehi, chi va a preso qui? Giorgia? Ti faccio diventare il colosso! Dai, aprimi, non voglio rimanere qui! Questo scandinato brutto e umido! Aprimi! Vuoi dire tutto quello che fai, ma tanto io non ti apro! Già, aprimi! Guarda che ti metto in punizione per un anno! Aprimi! No! No, babbo! Dai, apri! Quello che mi pare.
ragazzi, questo è un posto veramente bruttissimo, umido, pieno di acqua, pieno di ragni, ragnaratele, è una cosa veramente schifosissima. Guardate ragazzi, vi faccio vedere. Questa è la zona dove ci sono tutti i macchinari di casa e fa freddo anche qui dentro, e io sono anche a maniche corte, come faccio a uscire? E poi qui c'è quella zona buia, ve la ricordate? Guarda, non si vede neanche il fondo, e ora come faccio a rimanere qui? E soprattutto come faccio a uscire? Giorgia, aprimi! Giorgia, aprimi per favore! Perfetto, il babbo l'ha sistemato. Adesso devo chiamare la parrucchiera e vediamo se c'è posto. Pronto? Sono Giorgia. Sì, vorrei venire lì a farmi il sciocco rosa. Ci avete posto? Ah sì? Subito? Perfetto, vengo subito. Ciao! Perfetto, posso andare subito dalla parrucchiera? C'hanno un posto libero per fortuna. Oh cavolo, ma come faccio a pagare? Non c'ho soldi. Oddio, come faccio? Ah, è vero! Di sicuro il babbo ci avrà qualche soldino con i cassetti. Qua? No, non ci sono? Ah, eccoli! Perfetto, 100 euro andranno bene. Ragazzi però, mi raccomando, non scrivete niente nei commenti che sto per andare dalla parrucchiera, se no sono guai. Se non sbaglio dovrebbe essere qua su. Ok, vado. Il babbo dov'è? Il babbo è giù in macchina che mi sta aspettando. Ok amore, vieni, ci accomodiamo. Allora cosa facciamo? Vorrei farmi una spuntatina e le sciocche rosa. Ok. Se non sbaglio laggiù in fondo c'era un'uscita e quindi riproverei ad andarci, però è molto molto buio, come faccio? Ragazzi però mi fa paura questa cosa perché è tutto buio, possono passare topi, ragni. Ho un'idea, c'ho il cellulare, mi posso fare luce con il cellulare, vediamo. Ah, così funziona meglio. Oh, andiamo, vediamo. Ok. Oh. Giorgia, mi senti? Mi sente, di sicuro in camera che sta giocando. Ah, era solo un tubo. Ok, andiamo. Ok, siamo in fondo. Ok, mi ricordo bene, bisogna girare ora a destra. Vediamo se anche qui c'è qualcosa. Giuro che gliela faccio pagare a quella peste di Giorgia. Ma qui non c'è nulla, ragazzi. No, io mi ricordavo che c'era un'uscita, invece non c'è più nulla. Oh, meglio che ritorno subito indietro. Perfetto ragazzi, capelli fatti. Se vi piacciono lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Adesso però devo fare veloce perché devo arrivare prima della mamma.
Devo trovare una soluzione per uscire da questo tugurio. Ma perché non ci ho pensato prima? C'ho il cellulare, posso chiamare la mamma Cinzia. Vediamo. Ok, mamma Cinzia. Ecco, ecco, non prende. Immaginavo, il cellulare non prende in questo bunker. E ora come faccio a stare qui 24 ore? Perché di sicuro mi aprirà stasera. Mamma! Meno male, sono arrivata prima della mamma. Ora, lo sai che vi dico? Vado giù, apro il babbo e facciamo pace. Giorgia! C'è la mamma! Adesso come faccio col babbo? Oddio! Ciao, cucciola! Ciao, mamma! Ma che bella che sei! Allora il babbo ti ha portato dal parrucchiere! Sì. Senti, ma dov'è il babbo? Mi sa che è giù in garage a pulire la macchina, ha detto. Ah, ok, allora vado a cucinare. Giorgia! Cinzia! Mi sentite? Sono qui! Ero scattinato! Mi sentite? Non mi sente nessuno! Mi fa anche freddo! Ma è passata un'ora! Ma perché Salvo non sale? Giorgia! Hai visto Babbo? No, mamma! Non l'ho visto! Eppure è strano! È quasi l'ora di cena! Ora scendo a vedere cosa fa, perché... Salvo! Salvo! Ragazzi, ma c'era anche la luce spenta! Salvo, dove sei? Ma qui non c'è... Salvo! Il garage è tutto buio, ragazzi! E la macchina è qua! Ma dov'è? Salvo! Ma non c'è da nessuna parte, Giorgia! Sì, mamma, l'hai trovato? Giorgia, no, non l'ho trovato, ma te dove l'hai visto l'ultima volta? Io l'ultima volta l'avevo visto, mi sembra, qua. Wow, ma avevi detto che era giù, ma sei sicura? Sì, mamma. Oh, io non lo so, però sono molto preoccupata, Giorgia, perché è tardissimo, è l'ora di cena. E il babbo ancora non si trova, non è da lui questo comportamento. Ragazzi, sono in ansia, chiamo i carabinieri, non c'è altra soluzione. No. Cosa, Giorgia? No, mamma, è qua a giro. Giorgia, ma sei sicura? Prima mi hai detto che era giù, ora che è in giro. Non è che mi stai nascondendo qualcosa? No. Giorgia, dimmi la verità, per favore. Giorgia, dov'è il babbo? Non è che c'entri qualcosa te? Giorgia, dimmi la verità! Oh, bene, te lo dico. Ho chiuso il babbo nello scantinato! Cosa? Cosa hai fatto? E non mi dire che è da oggi che è lì! Sì, è da oggi. No, senti, Giorgia, io non voglio sapere le motivazioni. Però adesso lo vado a liberare e dopo mi spieghi, ok? Sì. Salvo! Mi sa che questa volta l'ho fatta grossa. Salvo! Salvo! No, ma guardate anche la valigia, Giorgia, aspetta che ti apro! Giorgia, aiutami, forza! Salvo! Meno male! Come stai? Stanco e pieno di freddo, sono infreddolito. Ma ci credo. Sono sporco, sudato. Giorgia, non ti voglio vedere. Con te faremo i conti dopo. Ora voglio solo andare a farmi la doccia perché mi sento sporco e tutto sudato. Togli, Giorgia, basta. Mamma, dai, scusa, non l'ho fatto apposta. Le scuse non le voglio sentire, non ti voglio vedere adesso. Giorgia, ora spiegami perché l'hai fatto.
Mamma, io l'ho fatto perché te sei andata via senza che mi volevi portare dalla parrucchiera. Poi, come mi ha detto, l'ho chiesto al babbo e nemmeno lui mi ci voleva portare perché era ancora arrabbiato con me. E quindi io l'ho chiuso nello scantinato e sono andata da sola. Giorgia, ma ti rendi conto che quello che hai fatto è una cosa bruttissima, che non si fa? Cioè, io stavo anche per chiamare i carabinieri e il povero babbo è stato tutto il giorno nello scantinato. E pensa, Giorgia, che ci sono tanti bambini che ti guardano e potrebbero fare quello che fai te. Io non lo so, guarda, azzardati un'altra volta e non so quello che ti faccio. Ora, lo sai che il babbo non ti parlerà più per un mese almeno, vero? Ok, allora direi di chiudere qui questo video, va bene? Ma prima, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, mamma. Ragazzi, mi raccomando, non fate mai quello che ho fatto io, perché sono degli scherzi bruttissimi, ma soprattutto non lo fate mai ai vostri genitori. Mi scrivete nei commenti, per favore, un aiuto per fare pace con il babbo. Oh, Giorgia, chissà se farete mai pace. Ragazzi, anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto lasciateci tanti like. Attivate la campanella degli aggiornamenti per vedere se Salvo farà pace con Giorgia, chissà. Ma se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E noi, io arrabbiatissima e Giorgina spero dispiaciuta, vi salutiamo con un grande wow! Ora fila in camera. Vai allora in camera!